Sono state 15.128 le dosi di vaccini anti-Covid somministrate in Abruzzo nella giornata di ieri. Si tratta del dato più alto di vaccinazioni quotidiane registrato dallo scorso 4 giugno e legato in buona parte anche alle oltre 5.000 dosi di inoculazioni di AstraZeneca, quasi tutti i richiami di un siero per il quale l'Italia però praticamente ha azzerato le prossime commesse, così come per Johnson & Johnson. L'andamento presente e futuro della campagna vaccinale anche in Abruzzo è dunque ormai esclusivamente legato alle forniture di Pfizer e in minor misura di Moderna. Domani, intanto, è previsto l'arrivo di uno stock di oltre 41.000 dosi Pfizer che basteranno a completare la settimana ma non risolveranno i dubbi sul futuro. Sull'andamento della campagna vaccinale, sulle preoccupazioni legate ai possibili contagi per i festeggiamenti per la vittoria degli europei di calcio della nazionale italiana, ascoltiamo il dottor Paolo Fazzi, primario di microbiologia e virologia della ASL di Pescara, intervistato da Enrico Giancarli. Per la prima volta dopo un periodo piuttosto lungo a livello nazionale tornano a salire i ricoveri. Che cosa significa? Significa che la variante Delta, che ha una capacità infettante tra il 30 e il 60% maggiore rispetto alla variante Alfa, cioè quella che era definita inglese, e purtroppo sta guadagnando tra virgolette consensi, e quindi c'è un maggior numero di soggetti che si ammala e qualcuno ha necessità purtroppo del ricovero. E fortunatamente non possiamo parlare di momento critico, stiamo parlando di pochi numeri, l'importante sarebbe non far circolare questo virus tramite i portatori sani. Fortunatamente ci sono segnalazioni di buona tenuta dei vaccini, soprattutto coloro che hanno fatto due dosi possono stare abbastanza tranquilli. Questi vaccini proteggono o no? Allora, ci sono dei lavori fatti però altrove che testimoniano che le due dosi di Pfizer pare che riescano a garantire l'80% di copertura, 70-75% invece è garantita da AstraZeneca. Se invece uno ha fatto solamente una dose, allora la percentuale scende al 50% per coloro che hanno fatto una dose di Pfizer o di mRNA e al 30% per chi invece ha eseguito un inoculo di AstraZeneca. Dopo tutto però quello che abbiamo visto ieri a Piazza Salotto, che rischio c'è? Beh, il rischio inevitabilmente c'è, perché è una variante che è molto infettante. Tra 10 giorni già si capirà, speriamo di non pagare un caro prezzo. Si è trattato per lo più di ragazzi, di giovani, ecco, è ovvio che quando uno è giovane ha pure più voglia di festeggiare, eccetera, però si poteva forse festeggiare in altra maniera.